che il panorama che viene tratteggiandosi dopo questa nostra breve chiacchierata è un panorama a dir poco preoccupante. Mentre parlava Marzio Quaglino mi veniva quasi da sorridere, perché pensavo a una cosa: noi abbiamo di fatto in questo paese un premier che è innegabile, trasformato profondamente, innovato inizialmente, poi trasformato, poi evitiamo altri aggettivi che peraltro sono automatici dopo quello che abbiamo sentito questa sera, il mondo televisivo. Allora, che in un paese che ha come Presidente del Consiglio, e l'ho avuto parecchi anni, negli ultimi anni, un imprenditore televisivo, ci si trovi di fronte a un panorama della comunicazione appunto televisiva come quello su cui stiamo riflettendo questa sera, è un indice molto molto preoccupante, perché in linea teorica un esperto del settore di solito si preoccupa che il settore di cui lui è parte funzioni il meglio possibile. Non si sa di quale settore sia esperto, qualcuno mi suggerisce, però è quasi una sorta di situazione beffarda quella nella quale ci troviamo, anche se, come abbiamo accennato più volte questa sera, le motivazioni e i sospetti riguardo le scelte fatte sono molto molto diciamo così preoccupanti. Rimane il fatto che il rischio è di aver rovinato letteralmente un mercato o una possibile platea, con conseguenze che alla fine potrebbero creare danni per tutti. Io non vorrei farla lunga, volevo però chiedere magari a Fausto una, visto che prima ci ha dato un quadro relativamente alla dimensione regionale, e soprattutto giustamente perché quello era il compito, riguardo la parte diciamo così privata, una battuta, un rapido commento anche dopo quanto abbiamo sentito da Marzio Quaglino. Ma intanto forse non dovrei farlo io, che sono un semplice tesserato di un partito a caso, ma c'è una proposta, c'è un'importante proposta del PD per la riforma della RAI. Io lo dico non perché come dire, la conosco anche come diciamo tecnico, ma perché mi sembra una buona proposta. Mi sembra una proposta che cerca di chiarire alcuni punti, riportando anche il meccanismo di finanziamento della RAI, eccetera. Diciamo, a me sembra che una prima cosa da dire è che c'è questo sul piatto, c'è un accordo, non so quanto terrà, delle opposizioni per non rinominare il prossimo consiglio d'amministrazione della RAI con questa legge, e quindi obbligandosi, vincolandosi moralmente, diciamo, a applicare una qualche riforma, anche se immagino che cominceranno a litigare sulla governance, questo non è molto difficile da immaginare. Quindi no, lo dico per dire che non è che il quadro sia fermo in questo paese, che è fermo ma che ha un quadro almeno potenziale di movimento. Io credo che noi dobbiamo prendere atto di una cosa. Io credo che noi dobbiamo guardare alla cultura imprenditoriale che ha dominato questo paese nei 20 anni del berlusconismo e che è cominciato ben prima. Io credo che lo scacco attuale del sistema televisivo sia il frutto di quella cultura imprenditoriale, a cui a un certo punto, scusate se faccio, non so, mi dicono sempre faccio il moralista, ma voglio dire che non è una cultura di mercato. Ma chi è che ci ha mai raccontato sta panzana qua? Ma questo Berlusconi ha sempre avuto una cultura da monopolista. In tutte le imprese in cui si è avviato ha sempre avuto una cultura monopolista. In questo nostro paese, perché la FIA? Cioè, voglio dire, in questo nostro paese noi non siamo riusciti a proporre una cultura del mercato che fosse una cultura diversa dal familismo e dal... quindi non abbiamo una cultura di public company, non abbiamo una cultura... e dal tendenziale oligopolio. O monopolio o oligopolio. Questa è la cultura che noi abbiamo autorizzato che passasse.
Io non farò a questo tavolo discorsi troppo generali. C'è un bellissimo libro che racconta questa vicenda, si chiama Le due destre. Le due destre, nel senso che noi lentamente abbiamo pensato che, vabbè, tutto sommato questa era l'unica strada possibile, il mercato, concorrere sul mercato, eccetera, non tenendo presente che il modello italiano non è capace, o per adesso non è stato capace, in molti settori, soprattutto in quello televisivo. Però, a fronte di tutto questo, io credo che esistano enormi praterie di spazi per la politica e per la cultura per intervenire in questo momento, non, ripeto, nel mercato televisivo, ma nel mercato complessivo della comunicazione e dell'informazione. Ci sono enormi spazi, noi non ne abbiamo parlato perché non si può parlare di tutto, ma pensiamo al mercato delle web TV, che hanno un potenziale di sviluppo gigantesco, sono ancora piccole, i casi di successo sono limitati, ma hanno un potenziale di sviluppo enorme. E poi vorrei ricordare un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire prima. Intanto sulla Catalogna, la Catalogna ha un sistema televisivo nazionale, quando dicono il sistema televisivo nazionale è quello catalano, poi c'è quello federale che è quello spagnolo, loro chiamano il loro in lingua rigorosamente catalana, quindi è interessante anche questo. No, vorrei ricordare, è un modello di sviluppo come quello inglese che noi potremmo tranquillamente riprendere, che è quello per cui non è necessario che ci sia una frequenza per ogni soggetto o addirittura un soggetto con più frequenze, ma che si possono immaginare dei soggetti collettivi imprenditoriali, come è stato Channel 4, come è stato ITV in Inghilterra. È un modello che funziona in diverse parti del mondo, cioè noi abbiamo davanti capacità, potenzialità di innovazione gigantesca. Il problema è capire che bisogna approfittare. La mia impressione in questo momento, e chiudo, è che per quanto bistrattata, la politica abbia potenzialità di pensare l'innovazione molto superiori a quelle dell'imprenditoria televisiva, persino della grande imprenditoria televisiva. Perché Mediaset è seduta per terra, sta in piedi perché, per ragioni che possiamo immaginare, con la raccolta pubblicitaria, ma non propone più niente di nuovo da anni. E per la prima volta negli ultimi 5 anni il pubblico di Mediaset sta invecchiando, quello della Rai è imbarazzante, cioè non c'è più un ragazzo che sappia cosa passa sulla Rai, non dico che la guardi, ma sta invecchiando anche il modello Mediaset. Allora recuperiamo l'idea che la politica può fare molto e che in questo momento ha una capacità di pensiero, di progetto del futuro, per quanto sia conciata male, certamente superiore a quella dell'imprenditoria televisiva. Beh, con questa apertura di credito nei confronti della politica, direi che aumentano anche i compiti e le responsabilità. Io, se siete d'accordo, chiuderei qui, anche perché era un aperitivo, era una volontà di sollevare un tema. Mi sembra che abbiamo sottolineato e avuto modo di ascoltare con gli interventi di questa sera che il tema c'è tutto, che non deve essere squisitamente affrontato con lo sguardo rivolto al passato e a dei modelli che hanno funzionato dagli anni 80 ad oggi. Un tema nel quale la politica può essere protagonista, diceva Fausto Colombo pochi istanti fa. Un tema e un mondo nel quale si gioca probabilmente anche la possibilità di incrementare, non dico il pluralismo, ma anche la democrazia a livello di possibilità imprenditoriali, di comunicazione e, perché no, anche di relazioni all'interno di questo nostro paese, di questa nostra regione. Perché se non si comincia dalla Lombardia a immaginare qualcosa di nuovo, difficilmente lo si potrà fare da qualche altra parte d'Italia. Quindi io ringrazio Luca Gaffuri, ringrazio Marco Cipriano, Marzio Quaglino, Fausto Colombo e niente, ringrazio anche i pazienti ascoltatori di questa sera, magari qualcuno ci ha seguito anche dal web, e è un arrivederci per riprendere questi temi magari anche con coloro che sentono la corda un po' larga, ma magari via via sentiranno tirare sempre un po' di più. Grazie.